le vendite. Ma corsi di marketing non l'avevo ancora sentito, quindi ti faccio anche i complimenti, perché marketing è qualcosa forse di ancora più ampio, contiene il commerciale, quindi interventi particolari. Posso parlare, passare un attimo il microfono a Fabrizio, perché mi interessa questo aspetto. Addirittura corsi di marketing veramente, diciamo, diretti al posizionamento sul mercato dell'azienda. Quindi. Assolutamente sì. Noi conosciamo Carlotech già da prima, perché avevamo avuto con i suoi dipendenti a fare dei corsi interaziendali, un po' come raccontava Muriel. Quindi il virus che si distribuisce. Assolutamente. Però poi in realtà è nato l'intervento proprio su misura per Carlotech, che è nato da una richiesta del signor Golfieri per sviluppare nel mercato estero, e quindi non è tanto commerciale, ma è strategia. Strategia commerciale, perché è un'azienda che comunque operava sul territorio, come ha raccontato benissimo. Si parla di una forza commerciale importante all'interno. Abbiamo individuato un gruppo, no, inizialmente abbiamo individuato un gruppo abbastanza limitato, 4-5 persone. Beh, insomma. Sono 60 persone. La maggior parte delle persone di Carlotech è impegnato. 10% dedicato alla parte marketing e commerciale. No, gli uffici, esatto, cioè 4-5 ci sono. C'è il figlio che aveva una visione generale dell'azienda, poi c'è gli impiegati amministrativi. Ah, hai anche dentro il figlio, quindi sei prossimo a un passaggio generazionale, o lo stai già facendo? Si spera. Prego, prego. Non hai ancora messo in gioco? No. Già messo in gioco. Poteva venire qua anche lui, forse. È rimasto a fare. È rimasto a lavorare, hai fatto bene. Qualcuno deve ancora lavorare qui. Hai fatto bene. È bene che ogni tanto vi prendiate anche voi un po' di libertà e lavori nei giovani.